una passione incontenibile per il suo Lecce, per la famiglia, per gli amici, quelli veri, capaci di stargli accanto senza mai tradirlo. Il vulcanico presidente di ferro, colui che non aveva peli sulla lingua nei confronti di tifosi e media, ma che guadagnava la simpatia di tutti per questa grande immediatezza. Questo era Franco Iurlano, il presidente che fu alla direzione del Lecce dal 1977 e che lasciò nel 1993 dopo aver scoperto di essere malato di cancro. Non ha mai smesso di lottare, lo ha fatto fino alla fine, fino a ieri pomeriggio. Vicepresidente di Lega e consigliere nazionale, fu in prima linea anche nella battaglia per i diritti sul totocalcio. Suo braccio destro Mimmo Cataldo, l'uomo al quale si unì calcisticamente nel 1977 e dal quale non si separò più. Così lo ricorda l'ex direttore sportivo del Lecce. È assurdo pensare che io possa in una sola parola, con qualche frase d'occasione, dire di Iurlano. Iurlano almeno per me è stato tutto, perché io nella parte più importante della mia vita ho avuto la fortuna di incontrarlo a Milano. È stato lui che mi ha sentito parlare, si è avvicinato e non mi ha più mollato un minuto. Ce n'aveva per tutti. Quindi praticamente quando qualcuno diceva che Lecce è la Firenze del Sud, diceva no, dice Lecce che è Firenze che è la Lecce del Nord. Non vuol dire tanto per dirne, ma poi ce l'avevo per tutti. Il ricordo del particolare, devo dire, rendere atto che se oggi pare tutto scontato per le riprese televisive, per devo dire che lui insieme a Berlusconi, che ricordo che Berlusconi gli ha regalato un orologio, che è stato quello che per primo, lui non ha mai malato le Lecce, perché Berlusconi aveva anche intuito che Iurlano poteva essere l'uomo adatto per lui, e aveva fatto la proposta se io e Iurlano andavo, se fossimo trasferiti su Amedese, Iurlano ha detto no, io non posso lasciare il Lecce. Il presidente delle cinque promozioni in Serie A, la prima storica nel 1985, colui che affidò senza nessun dubbio di sorta le redini della panchina giallorossa all'altrettanto verace Carletto Mazzone e che ora è ricordato con affetto da uno degli allenatori che sotto la presidenza Rollo traghettò il Lecce in B, che conobbe proprio in quell'anno e dal quale non si separò più, Mimmo Renna. C'ho dei ricordi molto, molto intimi, molto belli, anche quelli legati un po' alla squadra. Mi ricordo con simpatia quei sabati che passavamo durante le trasferte, che lui cominciava a tenere banco, a parlare, a gridare, a dire battute, sempre con quella volontà di essere sempre presente e protagonista di ogni cosa, specialmente della squadra. Tante le attestazioni di cordoglio dal mondo politico e sportivo, se ne va un grandissimo presidente, questo è il commento del sindaco Adriano Polibortone, a lui ogni tifoso leccese resterà legato per sempre, molti dei talenti della sua gestione approdarono in nazionale, ricorda il primo cittadino di Lecce, praticamente una generazione di fenomeni, con la morte di Iurlano, conclude, se ne va un pezzo di storia di questa città e della sua squadra di calcio. Non è mancato l'intervento del presidente provinciale del CONI, Dino Locato, dopo Rozzi e il sindaco giardiniero, con Franco è scomparsa la terza figura storica dell'indimenticabile ricostruzione dello stadio di Via del Mare in soli 100 giorni, voluta a tutti i costi per garantire alla squadra approdata in Serie A un proprio campo dove giocare. Il nostro saluto, presidente, è solo simbolico. Lei vivrà sempre nei cuori di tutti noi. Nessuno dimenticherà la sua gioia, la sua voglia di vivere e di combattere. Esempio per chi, sportivo e non, il coraggio lo ha messo in pensione.